È di qualche giorno fa una importante nota ministeriale a firma del capo dipartimento Max Bruschi sul tema della valutazione degli alunni. Questa nota ministeriale ha provocato parecchie polemiche, parecchie prese di posizioni di associazioni, esperti. Ecco, ne parliamo con Raffaele Iosa, già dirigente tecnico, è stato uno degli estensori del testo base del regolamento sull'autonomia, quindi è persona che ben conosce i problemi legati a questi temi e quindi poi in particolare al rapporto fra sistema di valutazione e autonomia delle istituzioni scolastiche. Allora, Raffaele Iosa, cosa ne pensi di questa nota ministeriale? Penso che questa nota non sia molto importante, è dannosa e probabilmente inutile. Non esprime nulla se non l'opinione di un dirigente del ministero su un tema molto delicato, non ha effetto cogente su nessuno, ma determina invece inquietudine, determina incertezza sul problema che esiste. Ma il tono, il modo in cui è stata fatta, con quella frase che dice: ricordatevi che siccome l'articolo non diceva la valutazione intermedia, ma solo la valutazione conclusiva, bisogna usare i voti. Quel bisogna usare i voti che è un errore. Il regolamento dell'autonomia è chiaro su questo. C'è una flessibilità e un modello organizzativo della valutazione che tiene conto di percorsi di autonomia. Mi sembra che abbia un effetto masochista per l'amministrazione. E se c'era un momento nel quale la scuola non aveva bisogno di incertezza o altro, era questo. È vero, c'è un articolo che modifica, io dico finalmente, la valutazione nella scuola primaria eliminando i voti. C'è da fare un'ordinanza. Facesse questa ordinanza. E dentro l'ordinanza sarà possibile pensare di precisare anche questo tema che io trovo, ripeto, proprio spropositato. Di come valutare durante il periodo e bastava dire agli insegnanti in attesa dell'ordinanza valutate secondo coscienza, cioè secondo l'articolo 4 del regolamento dell'autonomia. Cosa Non dice questo articolo? Cosa dice prevede? che al ministero compete la cornice, il quadro valutativo, le modalità, ma poi nei processi valutativi. Questi processi valutativi sono liberi ad ogni scuola. D'altra Anche parte. quando la Gelmini ha reintrodotto i voti nella scuola primaria, nelle varie note, quelle sì, firmate dal ministro, sull'indirizzo di questo non era affatto indicato che bisognava dare i voti nei quaderni, cioè nel cosiddetto periodo periodico, nella valutazione periodica. Era l'idea del valore terminale di un percorso. Qui invece questa nota, in questo momento, nel momento in cui non sappiamo se avremo gli insegnanti a scuola, no? Come dover valutare, mi pare sia proprio sbagliata. Detto questo, però, fosse vero che questo tema esiste in questa legge, è un problema del ministero, non delle scuole. Cosa serve dirlo alle scuole? Facciano questa commissione, facciano questa ordinanza, se serve. Un passaggio parlamentare per precisare questa cosa mi pare semplice. Perché adesso? Cosa nasconde questo? Capite? Da un'idea di un voler buttare sale sulla ferita, di qualcuno che ha subito una certa legge dal Parlamento e non gli piaceva del tutto. Sono fantasie che uno si fa, ma certamente creano nelle scuole in questo momento che non c'è mai opportuno inquietudine. Devo dire che francamente questa cosa mi ha dato l'idea di un'amministrazione che non funziona, proprio non funziona. Senti, però c'è un punto. Nella nota ministeriale il capo dipartimento fa un accenno alla necessità, alla possibilità di rivedere tutto l'impianto anche attraverso un intervento legislativo. Ma allora dici, mettiamola così. Potrebbe anche essere che da questa situazione un po' complicata ne possa venire fuori qualcosa di buono, cioè se il Parlamento rimette mano alla normativa sulla valutazione, non potrebbe essere che si riveda anche
proprio la norma complessiva riferita non soltanto alla scuola primaria, ma anche alla scuola secondaria di primo grado, come molti chiedono? Mi sembri troppo benevolo. Penso che questo potrebbe essere un paradosso dell'esito di questa cosa, che riaprire un dibattito parlamentare su quell'articolo e sulla valutazione modifichi in meglio, aprendo anche alla scuola media. Dobbiamo tenere conto che l'epoca politica e l'epoca sociale ed economica di questo paese ha tantissimi altri problemi, eh? E questo fatto di un appesantimento di un'epoca così complessa, di un tema del genere, è inutile negarlo, dà alle scuole un grande fastidio. E dà anche l'idea di un disprezzo di un dibattito culturale e politico che c'è dietro, non un aspetto formalistico. Se abbiamo eliminato il voto alla fine, è chiaro che questo apre un dibattito culturale su qual è il modo del valutare. Devo dirti che mi è venuta nostalgia dei direttori generali democristiani di una volta. Qui Perché? c'è un problema proprio di stile. Esiste questo problema, è inutile negarlo, in quell'articolo tra valutazione finale, valutazione in itinere. Un direttore generale democristiano mai avrebbe fatto una nota del genere, avrebbe scritto una roba del tipo: ci arrivano a questo ufficio quesiti in ordine all'interpretazione di. Al proposito, abbiamo fatto una commissione che sta studiando il caso e sta cercando di vedere la soluzione nell'ordinanza per l'applicazione valutativa, in attesa di questo le scuole lavorino secondo coscienza e usando l'autonomia. Questa prudenza che una volta c'era di più, è un paradosso, eh? Oggi sarebbe l'epoca dell'autonomia, trova spesso invece degli svarioni e degli errori di tipo gestionale che contengono poca maturità giuridica. Di tutto, perché riguarda anche come è stato fatto questo articolo, se si vuole, ma anche poca sensibilità politica generale sull'epoca che stiamo vivendo. La scuola ha bisogno di aprire serena, la scuola ha bisogno di aprire in una condizione nella quale se c'è un problema è meglio, non in più. Il dibattito sulla valutazione sarà complesso e devo dire che se finalmente avremo il giorno in cui in Italia si rifletterà davvero seriamente sulla valutazione, questo riguarda anche la scuola secondaria superiore, eh? Non solamente la scuola primaria. Ed è un grande tema perché è un tema di giustizia, non è un tema giuridico e di formalità, è un tema dove il tema della valutazione formativa che facciamo fatica a fare davvero è quello che ci serve, perché il tema in Italia è i ragazzi che perdiamo, non i 7 o gli 8 o i 9 che diamo.